Ciao a tutti e benvenuti, se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian o bentornati. In questo episodio vedremo i verbi prendere e portare. Vi spiegherò a grandi linee quali sono gli usi generali che in genere sono abbastanza chiari per tutti coloro che stanno iniziando a imparare l'italiano, ma vedremo poi delle differenze un po' più sottili e lì potrebbe sì creare un po' confusione, quindi vogliamo spiegarlo una volta per tutti e chiarire qualsiasi dubbio. E vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente premendo sulla rotellina in basso a destra sulle impostazioni. E oltre a sottotitoli in italiano, ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo, se ne avete bisogno. Partiamo dal verbo prendere, allora. Prendere significa principalmente afferrare qualcosa o qualcuno, prelevare o procurarsi. Per esempio, prendi la matita e inizia a scrivere. Quindi in questo caso vuol dire afferrare. Afferra la matita e inizia a scrivere. Oppure prendere la palla al volo, quindi anche qui afferrare la palla, insomma. E poi anche prendi le fragole dal frigo, quindi in questo caso preleva quasi, procurati le fragole dal frigo. Poi il secondo significato sarebbe quello di comprare, come per esempio ieri siamo andati al supermercato e abbiamo preso tante bibite, quindi in questo caso è come se avessimo detto abbiamo comprato tante bibite, quindi questo è il secondo utilizzo di prendere. E poi quando siamo al ristorante, questo è un altro utilizzo, quando siamo al ristorante, quando per esempio il cameriere ci chiede cosa prende, in questo caso significa cosa ordina, quindi e rispondiamo prendo per esempio i gnocchi alla sorrentina, quindi ordino i gnocchi alla sorrentina, quindi questo è il terzo utilizzo. Quindi abbiamo visto prendere, adesso vediamo portare. Portare significa in linea generale recapitare, consegnare. Per esempio, mi faccio portare la spesa a domicilio, quindi questo equivale a mi faccio recapitare, mi faccio consegnare la spesa a domicilio. Oppure anche per viaggi, per esempio, quando ci riferiamo, utilizziamo il verbo portare per riferirsi a qualcosa che dobbiamo avere con noi, per esempio, o che non dobbiamo avere con noi, nel caso per esempio di liquidi, i liquidi che non si possono portare, non si possono portare sull'aereo, ok? Quindi questo è un altro utilizzo. E poi portare può avere anche il significato di reggere, di sostenere. Per esempio, riesco a portare il peso di questo zaino sulle spalle, quindi riesco a sostenere il peso di questo zaino, riesco a reggere il peso di questo zaino, quindi questo è un altro utilizzo del verbo portare. E poi portare si utilizza anche per indossare, quindi si utilizza col significato di indossare vestiti o accessori. Per esempio, mi piace portare gli orecchini. Oppure non porto mai le gonne, quindi questo è un altro utilizzo di portare. Quindi adesso vediamo la differenza sottile tra prendere e portare, quella che in genere crea confusione e che cercherò di spiegare una volta per tutte. Allora, portare viene utilizzato quando indichiamo il movimento verso una destinazione, quando appunto portiamo qualcuno da qualche parte. Del tipo, domani porto mio fratello all'aeroporto. Qui in inglese il verbo che verrebbe utilizzato infatti è to take, quindi che sarebbe tradotto in italiano come prendere, ma non possiamo utilizzare prendere, oppure potremmo utilizzare anche to drive, ma non diciamo domani guido mio fratello all'aeroporto, non è un utilizzo italiano, ok? Quindi non suona naturale dire che guido una persona all'aeroporto, no. Dobbiamo utilizzare il verbo portare, quindi c'è questo movimento verso una destinazione e a questa persona la portiamo appunto a destinazione con un mezzo di trasporto o meno. Per esempio anche facciamo una domanda del tipo portami alla stazione stasera, portami alla stazione, oppure puoi portarmi alla stazione stasera, quindi anche qui
chiediamo che qualcuno ci porti, quindi ci faccia fare questo movimento a destinazione, ok? Quindi è così che appunto si utilizza questo verbo. Col verbo prendere invece il movimento è in senso opposto e quindi una partenza da un luogo del tipo domani vado a prendere mio fratello all'aeroporto. Quindi vedete che in inglese potrebbe essere sostituito dal verbo to get oppure to pick up, proprio perché si va a prelevare, ecco, questa persona da un luogo, ok? Oppure anche vieni a prendermi dalla stazione, quindi anche qui siamo la stazione, stiamo aspettando che qualcuno ci venga a prendere, piuttosto che quando invece diciamo portami alla stazione, siamo anche magari qui col parlante e dobbiamo andare insieme alla stazione. Quindi vedete, il movimento è proprio in senso opposto. E poi attenzione, abbiamo due espressioni, prendere in giro e portare in giro. Qual è la differenza tra queste due espressioni? Prendere in giro significa scherzare su qualcuno, canzonare qualcuno o prendersi gioco di qualcuno. Un esempio potrebbe essere: non mi piace quando qualcuno mi prende in giro. Ok? Invece portare in giro, adesso vi do l'esempio, sarebbe per esempio, sì, quando sarai a Milano per la prima volta, ti porterò in giro per la città. Quindi cosa faremo con questa persona? Gli faremo vedere la città. Potrebbe essere a piedi, potrebbe essere con un mezzo di trasporto, comunque gli faremo appunto fare un tour, ecco, della città. Quindi questo è un significato appunto del tutto diverso rispetto al prendere in giro, ok? E poi abbiamo l'espressione take out in inglese che si utilizza per il cibo da asporto, quindi noi diciamo cibo da asporto o cibo da portare via, quando invece in inglese si utilizzerebbe il verbo prendere, ok? Take out, ok? Quindi l'utilizzo, anche qui bisogna utilizzare il verbo portare, da portare via oppure cibo da asporto semplicemente. Quindi possiamo dire per una pizza, per esempio, una pizza da asporto o una pizza da portare via, se è un take out, ok? Quindi questo è appunto tutto per l'episodio di oggi. Spero che vi sia piaciuto e spero che la differenza tra questi due verbi sia adesso chiara. E fatemi sapere nei commenti come l'avete trovato e appunto se avete delle domande anche mettetele nei commenti così che potrò rispondere. E se il video vi è piaciuto mettete un like e considerate iscrivervi al canale così che non perdete nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!